buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie per essere qui. Prima comunicazione di servizio, come già è avvenuto per lo scorso incontro, vi comunico che è già attiva la registrazione, quindi l'incontro verrà registrato. E oggi diamo il benvenuto alle nostre relatrici, Maria Canella ed Elena Puccinelli, che vi presento brevemente, poi lascerò la parola a loro. E Maria Canella è docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano e direttrice del corso di fashion presso Raffles Milano Moda e Design. E oltre che di storia del costume, della moda e dello sport, è anche un'esperta di storia della città e del territorio in area lombarda tra XIX e XX secolo. È stata membro della commissione scientifica della Fondazione Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, dell'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Storia dello Sport. Segretaria del Centro Studi per la Storia dell'Editoria e condirettrice della collana edita da Schira del Centro Interdipartimentale Moda, Immagine e Consumi dell'Università degli Studi di Milano e presidente dell'Associazione Memoria e Progetto, coordinatrice per la Lombardia del progetto nazionale Archivi della Moda del Novecento e delle celebrazioni dei 100 anni della Rinascente, responsabile di Book City Milano Università e di Apriti Moda 2017. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, come potrete immaginare. Invece l'altra nostra ospite, la relatrice Elena Puccinelli, storica della moda e docente anche lei di sistemi editoriali per la moda presso Raffles Istituto di Moda e Design, fondatrice e direttrice dell'Associazione Memoria e Progetto, coordinatrice del palinsesto di Book City Milano, collaboratrice del progetto anche Elena Puccinelli, Archivi della Moda del Novecento, membro del Centro Interdipartimentale MIC, Moda, Immagine e Consumi dell'Università degli Studi di Milano e si è occupata anche Elena Puccinelli, si occupa di riordino, inventariazione e valorizzazione di numerosi archivi, non solo della moda, ma di istituzioni educative, assistenziali e di famiglia. Membro della Società Storica Lombarda, dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, del direttivo dell'Associazione Trova Festival e del Comitato Scientifico e della relazione della rivista Pretext. Quindi, cosa dire, con due relatrici d'eccezione, che ringrazio davvero di cuore a nome mio e a nome dei colleghi per aver aderito a questo nostro ciclo, a questi nostri seminari. Ci delizieranno, si diceva prima con Maria, ci allieteranno perché l'archivistica è qualcosa di divertente. Ci parleranno di cultural heritage e brand identity, le nuove prospettive dell'archivistica d'impresa. Lascio a loro la parola, mi permetto soltanto di ringraziare nuovamente tutti i nostri, diciamo, utenti o comunque i nostri appassionati, perché siamo al secondo incontro e devo dire che anche oggi il riscontro è più che positivo e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie ancora. Grazie, grazie infinite, sia a chi ha organizzato questo ciclo di incontri, sia al pubblico che davvero siamo felici sia numeroso, perché è molto importante, come si diceva pochi minuti prima che iniziasse questo incontro con gli organizzatori, che passi un po' questa parola d'ordine, per cui l'archivio finalmente è diventato di moda. Nel senso che per fortuna in questi ultimi anni i discorsi che si sono fatti sul cultural heritage, brand identity, eccetera, hanno fatto capire l'importanza e il valore d'impresa, ma valore anche dal punto di vista, anzi soprattutto dal punto di vista economico, che l'archivio ha per le imprese, ma anche le istituzioni, gli enti territoriali, le università, i centri di formazione. L'archivio quindi è diventato di moda ed è un luogo in cui possiamo trovare un tesoro fatto di documenti, di immagini, di archivio del prodotto, eccetera, che davvero può dare vita a tutta una serie di
prodotti culturali che oggi vi mostreremo, anche alcuni, crediamo, inaspettati per il pubblico che di solito, diciamo, frequenta con passione gli archivi. Io e Elena, cioè quindi le due relatrici che oggi vi parleranno, lavoriamo insieme da tanti anni perché siamo formate entrambe all'Università degli Studi di Milano come storiche e come archiviste, nel senso che io sono una storica del Risorgimento e contemporanea e Elena è una storica dell'età moderna. E tutte e due abbiamo il diploma di archiviste di Stato. E ad un certo punto nel 2008 ci siamo resi conto che c'era un vuoto, ecco, c'era la necessità di portare il lavoro che noi facevamo come studiose, come docenti, come ricercatrici, di portarlo un po' fuori. Abbiamo forse un po' anticipato con altri, naturalmente non solo noi due, il discorso della public history e della divulgazione storica. Proprio per far capire che l'archivio poteva essere uno strumento davvero, un asset davvero importante per le imprese. Parlo ancora pochissimi minuti per introdurre questo incontro, ma nel frattempo vi faccio vedere una serie di immagini che noi abbiamo raccolto in occasione di una mostra che abbiamo fatto sulla Rinascente. Che, di cui naturalmente poi parlerà Elena, in cui ci siamo chieste proprio come fare a rappresentare la storia della moda partendo da degli archivi e dei luoghi assolutamente inaspettati, cioè le quadrerie degli enti assistenziali e benefici milanesi. Forse veramente il luogo più lontano in cui andare a cercare un argomento considerato fino a poco tempo fa effimero, appunto come la storia della moda. Quindi abbiamo realizzato una carrellata, che è quella che voi vedete, di quadri che raffiguravano e celebravano i benefattori milanesi e lombardi, in questo caso dalla metà dell'Ottocento in avanti, ma le quadrerie risalgono molto più indietro, proprio per vedere questi documenti d'archivio, in questo caso l'archivio noi lo consideriamo come tutti coloro che ci stanno ascoltando, il luogo dove non ci sono soltanto le carte, ma c'è anche la carta stampata, naturalmente le biblioteche, ma anche l'archivio del prodotto, ma anche le collezioni museali, fino ad arrivare naturalmente ai materiali multimediali degli archivi della fine del Novecento e dei primi anni dal 2000 in avanti. Ecco, noi ci siamo accorte proprio che questo modo di intendere l'archivio, in particolare veramente per legato anche agli aspetti della moda e del costume come linguaggio, come primo linguaggio attraverso cui le persone parlano e hanno parlato nei secoli e nei millenni, era proprio il modo anche per far capire agli enti pubblici e privati, agli archivi, ai centri di formazione, che l'archivio era veramente un ritratto, dell'azienda, dell'istituzione e in generale un ritratto della società. E, sarebbe stato e poteva diventare proprio il volano, per la valorizzazione e la comunicazione di queste istituzioni a un livello sempre più ampio. Quindi la giornata di oggi con Elena abbiamo pensato di organizzarla dividendola in quattro capitoli: l'archivio e la storia, cioè l'archivio come fonte principale, fondamentale per ricerche, volumi che raccontano le origini, spesso inedite naturalmente, di professioni, di filoni e anche di personaggi e protagonisti. Oggi naturalmente parliamo di moda, ma in generale per tutta la storia e tutta la storia sociale in generale. Questo capitolo parlerà di archivio e museo, cioè l'archivio come fonte per esposizioni, mostre, musei, manifestazioni, performance che oggi finalmente aprono le porte non soltanto ai pezzi artisticamente di maggior pregio, diciamo, ma li accompagnano anche con materiali che provengono da archivi pubblici e privati
veramente contestualizzano l'arte rendendola, come dire, espressione di una certa epoca e di un certo periodo. Il terzo capitolo, molto importante, archivio e impresa. Come abbiamo detto, forse il capitolo più importante di cui poi parlerà Elena, archivio come strumento di valorizzazione, dicevamo, del cosiddetto cultural heritage, del patrimonio culturale di un'azienda, ma anche appunto comunicazione della brand identity, cioè l'identità, la fisionomia più vera di ogni azienda. Il quarto capitolo riguarda invece archivio e città. L'archivio può veramente diventare, e viene dimostrato in questi ultimi anni, un'occasione per creare delle nuove visioni, dei nuovi concetti e addirittura per far conoscere nuovi scenari assolutamente inediti, nascosti, imprevedibili, addirittura a volte inaccessibili della città. Questo davvero avvicina e avvicinerà sempre di più la città, nel senso anche sociale, agli archivi e quindi alla storia. Una storia che è storia collettiva, ma anche storia individuale, storia di ceti aristocratici, quelli che vedete passare, ma anche di ceti borghesi, vedete che man mano si affacciano a questa quadreria. E ovviamente poi fino ad arrivare al nuovo protagonismo anche dei ceti popolari. Storia di professioni maschili e femminili. E quindi, diciamo, da questa breve introduzione che vi sto facendo, avete capito che oggi non parleremo di scienza archivistica, di catalogazione, di tutela, di conservazione, ma credo che gli organizzatori ci abbiano chiamato proprio per parlare viceversa di valorizzazione, di comunicazione, di archivio come valore, come asset aziendale e quindi diciamo in modo tale che questo luogo per noi studiosi così prezioso diventi viceversa un luogo importante per l'azienda. Le aziende non devono più, anche in momenti di crisi come quelli che stiamo attraversando, non devono più dire il primo ramo da tagliare è l'archivio, ma esattamente il contrario. Nei momenti di crisi il primo luogo in cui rifugiarsi per cercare nuova ispirazione, per affrontare diciamo le sfide del futuro è l'archivio. E lascio la parola a Elena che ci parlerà appunto del primo capitolo. Archivio e storia. Grazie. Grazie mille per l'invito, naturalmente, grazie mille a tutti, buonasera. Inizierò con quello che all'apparenza forse è il più lineare dei discorsi che affronteremo oggi, nel senso che quello che concerne lo studio di un archivio per poi trarne i materiali per scrivere una storia o delle storie. In realtà anche questa parte del nostro discorso comunque ha degli elementi di originalità perché si tratta di archivi privati, si tratta di archivi di professionisti e di brand artigianali che di fatto assumono dignità di archivio proprio perché presi in considerazione dallo storico. Non sono quindi archivi che sono conservati in un istituto oppure che vengono messi a disposizione degli studiosi, ma sono degli archivi che di fatto proprio acquisiscono dignità di archivio nel momento in cui vengono presi in mano. Anche in questi casi naturalmente le fasi che affronta l'archivista e lo studioso sono quelle classiche, per cui la fase più importante è quella della conservazione, nel senso che purtroppo questo è un problema molto vivo in quest'ambito, soprattutto per quanto riguarda gli archivi dei professionisti e dei brand artigianali, la difficoltà della conservazione soprattutto quando viene a mancare
la persona, il referente, diciamo, della piccola azienda, quello che noi chiamiamo l'ente produttore dell'archivio, perché spesso gli eredi si trovano a dover gestire un bene può essere anche difficoltoso nella sua gestione e nella sua collocazione, nel senso che comunque conservare un piccolo archivio può richiedere spazio, risorse, cosa che non è sempre semplice. Quindi, prima di tutto, si pone il tema della conservazione, dell'identificazione e della conservazione di questo bene. Poi, naturalmente, dell'inventariazione. E solo in un ultimo, l'ultimo gradino è quello della valorizzazione. La valorizzazione che in questo caso però, come vedremo negli esempi che vi farò, diventa una conservazione e una comunicazione della memoria. Cioè la valorizzazione di questi archivi diventa il momento attraverso cui il proprietario dell'archivio o i suoi eredi possono riflettere sulla memoria, sulla storia di ciò che è accaduto, di chi del professionista piuttosto che della società, della piccola azienda di cui hanno fatto parte o di cui hanno fatto parte i propri genitori e appunto riflettere su questa storia e su questa memoria. Sono archivi che secondo noi hanno un grande interesse dal punto di vista di storia della moda, perché allargano molto la prospettiva della storia della moda a tutte quelle professioni che hanno contribuito in modo sostanziale all'affermazione del sistema moda e a determinare il primato di Milano proprio in questo sistema moda italiano. Perché dico questo? Perché noi siamo abituati a, quando pensiamo agli archivi della moda, ai brand delle grandi, agli archivi delle grandi aziende o dei brand, degli stilisti, comunque di marchi affermati e noti, diciamo, a livello internazionale. In realtà l'analisi di questi piccoli archivi e la loro valorizzazione permette di individuare tutte quelle figure che hanno fatto sì che appunto si andasse ad affermare il sistema moda italiano e che Milano, per i vari aspetti che vedremo, ne diventasse la capitale. Milano era il centro del distretto industriale più importante in Italia, era a capo dei servizi finanziari, cioè diciamo i principali servizi finanziari si trovano a Milano, era dotata di grandi infrastrutture di tutti i tipi e ha molta ricettività, nel senso che è una città che ha delle dimensioni tali per cui è consentita una grande ricettività, dotata di servizi, è la capitale dell'editoria, in particolare dell'editoria periodica specializzata e dei femminili. Vi risiedevano studi di comunicazione, fotografi, gli studi delle modelle, quindi di tutte quelle professioni che sono andate a concorrere alla formazione del sistema moda e a far sì che gli stilisti italiani potessero affermare il loro primato a livello internazionale. Il primo fra tutti gli archivi che vi presento è infatti quello di Barbara Vitti. Barbara Vitti è stata una pioniera nelle pubbliche relazioni in Italia fin dalla seconda metà degli anni 60 e ci ha messo a disposizione il suo archivio, che è stato appunto riordinato, inventariato e poi è stato oggetto di uno studio e quindi di un'elaborazione di un libro che fra poco vi mostrerò. L'archivio di Barbara Vitti, in realtà poi diciamo nel quotidiano il lavoro si ritorna un po' al lavoro classico dell'archivista, nel senso che l'archivio conserva diverse tipologie di documenti, carte amministrative, carte relative alla comunicazione, alla pubblicità, alla rassegna stampa per i vari clienti di Barbara Vitti e poi anche diverse tipologie documentari, quindi fotografie e disegni.
Attraverso lo studio di tutte queste carte, di tutti questi documenti, è stato possibile realizzare un volume che ricostruisce la carriera di Barbara Vitti. La cosa interessante però è che in realtà, oltre a ricostruire l'archivio di Barbara Vitti, è stato possibile appunto ricostruire un po' questo passaggio fondamentale tra gli anni 60 e 70 della moda che in Italia aveva la sua capitale a Firenze con le sfilate di Palazzo Pitti e a livello internazionale a Parigi e vedere invece l'affermazione, come vi dicevo, di Milano. Grazie al contributo appunto di tutti questi professionisti, la cui testimonianza è proprio racchiusa nel volume che abbiamo dedicato a Barbara Vitti. Quindi disegnatori, fotografi, i distributori, le organizzazioni di fiere, cioè tutti quegli aspetti che non sempre vengono in mente quando si parla di storia della moda, soprattutto con un approccio di storia del costume. L'importanza degli showroom, dei negozi, il ruolo che ha avuto la stampa di settore e la stampa femminile, in particolare ovviamente in relazione a un ufficio delle pubbliche relazioni come quello di Barbara Vitti, e ancora quello della pubblicità. Lei è stata una grande ideatrice di campagne molto innovatrici, molto visionarie. E poi ancora sponsorizzazioni e charity, quindi l'impegno degli stilisti in questi ambiti e poi naturalmente delle PR, quindi una riflessione sulle pubbliche relazioni attraverso l'esperienza di Barbara Vitti. Vi mostro quindi ciò di cui sto parlando. Come vi dicevo, lo studio di questo archivio ha portato alla realizzazione di un libro. Ecco, allora questa è Barbara Vitti. Queste sono vari personaggi, per dirvi la ricchezza di questo archivio che aveva un fondo fotografico molto cospicuo e dal punto di vista archivistico che ci poneva anche molti problemi, nel senso che in realtà a parte le fotografie legate alla vita professionale di Barbara Vitti, era ricco di fotografie i cui diritti in realtà erano dei brand per cui lavoravano, quindi diciamo anche un piccolo archivio professionale pone dal punto di vista dell'archivistica tantissimi ingaggi, tantissime stimoli. Quindi qua vedete molti professionisti con cui lei ha lavorato: Enrico Coveri, Bob Krieger, il fotografo, Carlo Rivetti del gruppo finanziario Tessile, e poi ancora nella fascia centrale delle professioniste legate soprattutto alla comunicazione, giornaliste, e poi in basso Barbara Vitti con Armani e Sergio Galeotti, Anna Riva e Cristina Brigidini, che sono state due grandi giornaliste amiche di Barbara Vitti, e ancora Barbara Vitti con la figlia Emma Verna e Anna Riva, che è, come vi dicevo, una giornalista amica. Appunto, vi dicevo, l'archivio permette come prima cosa naturalmente la ricostruzione della carriera di Barbara Vitti, che iniziò prima come giornalista e poi andò a lavorare proprio come nell'ufficio della comunicazione per Etemarx, e in un certo senso fu una delle prime PR della moda in Italia e quindi fu una delle inventrici, diciamo, di questa professione. Vedete che per i vari marchi abbiamo anche diverse tipologie di documenti, per cui fu la fotografia, la campagna pubblicitaria e un'illustrazione di Lattuada, sempre per Etemarx. Poi passò al gruppo finanziario Tessile, anche in questo caso abbiamo un disegno, una fotografia e una fotografia di campagna pubblicitaria. Nel gruppo finanziario Tessile ebbe occasione di conoscere Giorgio Armani, per cui lavorò per tanti anni. Vi ho raccolto qua poche ma significative immagini, nel senso che per Giorgio Armani realizzava queste bellissime rassegne stampa,
che racchiudeva appunto in questi fascicoli creati da lei. Poi vi mostro qua una celebre copertina del Time dedicata a Giorgio Armani, proprio quando lei era la sua capo ufficio stampa, e il poster gigante di Armani, che a Milano è in Via dell'Orso, che è stato un'invenzione di Barbara Vitti ed è stata la prima volta che le gigantografie entravano nel mondo della moda, nel senso che di solito venivano dedicate a categorie merceologiche diverse, la moda aveva una modalità di comunicazione, diciamo, più discreta e più rivolta al cliente, diciamo, già noto, già affezionato. E questa campagna di pubblicitaria, che come sapete ancora oggi Armani utilizza questo spazio a Milano, era stata inventata, diciamo, per il lancio della linea Emporio Armani. Dopo Armani ci fu l'occasione di Valentino, quindi di un rivale e di una tipologia anche molto diversa, perché comunque con Valentino si affrontava il mondo dell'alta moda, mentre Barbara Vitti aveva sempre lavorato, come vedete, in azienda e poi da Armani stilista. E quindi, diciamo, nel prêt-à-porter comunque si tratta sempre di un prodotto aziendale. Con Valentino è l'ideatrice di diverse manifestazioni molto importanti. Qui a sinistra vedete un'immagine del ritorno di Valentino a Voghera. Fu una campagna volta un po' a umanizzare la figura di Valentino, che veniva percepita come troppo fredda e troppo distante. E poi vedete un'immagine, un bozzetto del costume disegnato da Valentino per Italia 90, per l'inaugurazione di Italia 90. E ancora sulla destra la rassegna stampa che anche per Valentino Barbara Vitti ideò in un modo molto originale. Una volta conclusa questa parte della sua carriera più dedicata a un dove lei per alcuni anni era la si occupava delle pubbliche relazioni di un brand, poi si dedicò invece negli ultimi anni della sua carriera all'organizzazione di eventi. Quindi organizzò in diverse stagioni l'inaugurazione della prima della Scala. E poi vi ho messo questa immagine per parlare appunto degli eventi charity che vedono coinvolti da protagonisti il mondo della moda, e quindi in particolare il Convivio. Ecco, torno a parlarvi del torno qui perché vorrei affrontare invece un secondo archivio, l'archivio di Franco. Franco è stato un sarto di alta moda attivo a Milano, è un negozio che ancora oggi si trova in Via Senato. Anche questa è una realtà molto particolare, perché è una piccola realtà che però ha segnato un momento molto significativo nella storia della moda, e soprattutto è un archivio che pone problematiche molto diverse rispetto a quello che abbiamo appena visto, perché ha tipologie molto diverse. Innanzitutto un importante archivio del prodotto, quindi abbiamo molti abiti e accessori. Dopodiché c'è un archivio di disegni, che sono bozzetti e sono disegni tecnici, e ci sono anche cartamodelli, e poi un importante archivio fotografico e l'archivio della rassegna stampa. Franco è un sarto ancora vivo, anche se ormai si è ritirato praticamente dall'attività da qualche anno, però ha voluto coinvolgerci proprio perché potessimo appunto dare vita, di fatto riordinandolo, inventariandolo, al suo archivio e studiandolo, realizzare anche in questo caso un volume di studio che ripercorreva la sua storia.
ripercorre la storia di Franco dal 1968, che è la data dell'apertura del suo atelier, alla fine degli anni 90, quando Franco, pur proseguendo nella sua attività, ha ridotto molto questa attività alle clienti più affezionate. La sua storia però, se fate mente locale sugli anni in cui si è realizzata, si è compiuta, ha visto appunto compiersi la sua parabola proprio negli anni in cui l'alta moda italiana si affermava nel mondo e compiva il suo passaggio verso il prêt-à-porter. Franco, come adesso vi mostrerò, ha uno stile molto rigoroso, pulito, sartoriale e permette di mettere a fuoco questo fondamentale passaggio dalla sartoria al prêt-à-porter. Quindi diciamo quella che è stata, quella che viene chiamata la moda boutique, che era una moda sartoriale ma pronta in poche unità, quindi un passaggio fondamentale tra la sartoria e il prêt-à-porter che è poco analizzato, poco studiato in realtà e che invece è stato un passaggio fondamentale nella storia della moda, in particolare italiana. Qui vedete la copertina del libro. Quindi cominciate a capire subito questo stile di Franco e poi vi ho inserito alcune tipologie documentarie per far capire la ricchezza di questi archivi. Qui abbiamo delle immagini tratte dall'archivio fotografico, in particolare le prime che si riferiscono agli anni 70. Invece queste che si riferiscono di più agli anni 90, quindi alle varie epoche della creatività di Franco. E qui abbiamo dei provini per farvi vedere anche le diverse tipologie di documenti che si trovano nelle varie serie. Nell'archivio dei disegni, qui abbiamo un archivio di Brunetta, che avevamo visto anche prima nell'archivio di Barbara Vitti, e questo è un altro elemento molto importante perché gli archivi tra di loro si parlano e si intrecciano e naturalmente i vari professionisti lasciano tracce nei vari archivi in cui hanno avuto delle ditte, delle aziende in cui hanno avuto occasione di lavorare, e poi vi ho inserito alcune pagine di rassegna stampa. Passo ora all'ultimo esempio tra questi che vi volevamo fare, che è l'esempio di Italo Sport, che è ancora un caso diverso, nel senso che nel caso di Italo Sport abbiamo l'archivio di una piccola azienda, di un negozio che ha avuto però un ruolo molto importante non soltanto per Milano, ma per la moda sportiva in generale. Un archivio piccolo ma molto prezioso che è conservato dalla figlia di Italo Taffa, che era stato appunto il creatore di Italo Sport. L'archivio conserva documenti, disegni, grafiche, stampe fotografiche e anche in questo caso attraverso il riordino e l'analisi delle carte abbiamo potuto realizzare un volume che ha un grande interesse per la ricostruzione di questa storia aziendale, ma anche, come vedremo poi, per una riflessione più generale sulla storia della moda. Il fondatore, diciamo il primo personaggio che incontriamo nella storia di questa famiglia e la cui presenza è documentata nell'archivio, è Giovanni Tappella, fondatore della Fuchs. La Fuchs è stata un'azienda di biciclette abbastanza nota prima della guerra e anche dopo, e Giovanni Tappella è stato presidente a Milano della Canottieri Olona nel 1945 e poi della Federazione Italiana Nuoto dal 1946 al 1952.
Durante la presidenza di Giovanni Tappella, l'Italia conquistò alle Olimpiadi di Londra l'oro nella pallanuoto, quindi la federazione di nuoto conquistò un importante oro, medaglia d'oro. La figlia di Giovanni Tappella, Giampaola, sposò nel 1943 Italo Taffa e insieme fondarono la Italo Sport. La Italo Sport è stata una piccola azienda, come vi dicevo, si trattava inizialmente di un negozio, ma poi arrivarono ad averne due o tre a Milano, ma comunque si parla sempre appunto di un'azienda piccola, però era leader nell'attrezzatura sportiva e nell'abbigliamento tecnico. Italo Taffa era un ebanista e giunto a Milano si ingegnò a realizzare racchette da tennis e sci, quindi il passaggio fu come ebanista dalla realizzazione di mobili all'attrezzatura sportiva. La moglie invece, interessata alla moda, si occupò e diede vita a delle linee di abbigliamento sportivo molto interessanti che tra poco vi mostrerò. Un aspetto interessante è anche il fatto che grazie soprattutto alla presenza di Giovanni Tappella, la Italo Sport aveva rapporti con il CONI e con i campioni delle varie discipline. Quindi per esempio la Italo Sport disegnò le divise per le nazionali olimpiche italiane per vari anni, negli anni 50 e 60, e anche per varie squadre delle nazionali italiane e poi per tantissimi campioni le cui testimonianze si trovano in questo archivio. Dal punto di vista storico, quindi si è potuto allargare la riflessione dalla storia della singola realtà, del singolo marchio, a quello dell'attrezzatura tecnica in generale, che pur nell'ambito della storia dello sport era stato un aspetto non abbastanza trascurato, comunque non tanto studiato. E invece, per quanto riguarda la storia della moda, si è potuto puntare i riflettori su questo ruolo che ha avuto l'abbigliamento sportivo nell'evoluzione della moda e delle sue linee durante tutto il Novecento e che è stato sicuramente uno dei motori più interessanti e più importanti di sviluppo della moda, sia per quanto riguarda lo stile, che quanto riguarda la tecnica, i tessuti, anche la foggia dell'abbigliamento, cioè non soltanto lo stile, ma diciamo anche la costruzione dell'abbigliamento. E questo ancora oggi, nel senso che l'ambito più sperimentale e che più spinge, diciamo, nell'evoluzione del sistema moda è senz'altro quello che viene dallo sport e quindi anche di una riflessione che ci ha portato a distinguere tra quello che è lo sportswear e quindi l'evoluzione dell'abbigliamento sportivo, per cui intendiamo l'evoluzione dell'abbigliamento di tutti i giorni, per cui tutti indossiamo sneakers piuttosto che piumini, giacche tecniche, e invece l'activewear, che è l'abbigliamento più dedicato alla pratica sportiva. E adesso vi mostro quindi le immagini di questo archivio bellissimo. Questo è il titolo, scusate, è la copertina del libro che abbiamo dedicato Italo Sport. Questa è una tipologia di documenti, una pubblicità dedicata alle palle gym che venivano realizzate dalla Italo Sport in casa, quindi artigianalmente, durante la guerra. Poi vi mostro una parte dell'archivio dei disegni con le divise delle Olimpiadi. In particolare queste sono le divise per le Olimpiadi di Oslo del 1952. Questo è il bozzetto per le Olimpiadi di Melbourne del 1956. Questo per le Olimpiadi, vedete l'evoluzione dello stile anche, delle Olimpiadi invernali di Grenoble del 1968. E
E poi, come vi dicevo, l'archivio è anche una fonte preziosa per anche di memorabilia legate ai campioni dello sport, per cui ci sono tantissime cartoline che venivano inviate a Italo Taffa per ringraziarlo per l'attrezzatura di cui dotava i campioni. Poi l'archivio fotografico, vedete qua anche qua i campioni dello sci che firmano le loro fotografie. Qua abbiamo Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli con delle racchette, in questo caso di altre marche, ma comunque che scrivono appunto una dedica a Italo Taffa. E poi la squadra della nazionale italiana di sci. Qua invece vi illustro alcuni degli elegantissimi modelli che venivano disegnati per la clientela della Italo Sport. In questo caso si trattava di linee sartoriali e di una piccola linea boutique, proprio come abbiamo visto rispetto alla sartoria di Franco. Quindi, e questo era il negozio di Italo Sport, come vedete, quindi delle piccole realtà che però hanno offerto un contributo fondamentale nel loro settore e appunto ci permettono di gettare uno sguardo molto importante ad alcuni passaggi di storia della moda che vengono poco frequentati dagli studiosi. Ecco, lascio la parola a Maria, tolgo la condivisione dello schermo. Grazie. Come avete sentito, il rapporto moda-libro, che può essere considerato classico, noi abbiamo cercato di interpretarlo, diciamo, parlando poco di stile e molto di storia, molto di documenti. Adesso rapidissimamente vi faremo vedere invece tre esempi di quanto riguarda invece il rapporto tra moda, archivio di moda e museo. Anche in questo caso, diciamo, si tratta di un rapporto classico, ma che noi abbiamo cercato di interpretare in una maniera un po' diversa dal solito, creando e pensando a mostre, esposizioni, eccetera, che attraverso la moda proprio inventassero un nuovo modo di fare museologia e museografia. Nel 2010 siamo state chiamate a rinnovare l'immagine di Palazzo Morando, che è un palazzo in via Sant'Andrea a Milano, nel cuore proprio del quadrilatero della moda, che ospitava il Museo di Milano, cioè una raccolta di dipinti, tra l'altro poco conosciuti anche dagli stessi milanesi, che raccontano la storia di Milano dal 500-600 fino all'800. Allora noi ci siamo immaginate di far dialogare finalmente gli abiti con i dipinti. E siamo state, credo, le prime a mettere in scena gli abiti delle raccolte storiche del Castello Sforzesco di Milano, abiti davvero preziosi, non tanto per la ricchezza, ma perché riguardano tutti i ceti, tutti i sesti, i due sesti naturalmente, diverse epoche. Sono proprio degli abiti che raccontano una storia, non soltanto una storia della moda, ma una storia della società. E siamo riuscite a convincere il Comune di Milano ad ambientare, come voi vedete, questi abiti, a metterli in scena, tra l'altro senza teche. Voi sapete la difficoltà anche, giustamente, degli enti prestatori ad accogliere questa richiesta. D'altra parte, in questo modo, come voi vedete, gli abiti sono diventati davvero vivi e venivano contestualizzati all'interno di stanze che sono quelle di un palazzo signorile settecentesco, ambientati come se fossero dei veri e propri personaggi. Questo fatto ha avuto un grandissimo successo, Milano ha risposto entusiasticamente a questa proposta. Come vedete, addirittura nella sala dedicata ai ceti popolari siamo anche riuscite a ricostruire alcuni abiti che, voi sapete, essendo abiti di minor valore, venivano usati
fino alla consunzione, quindi molto difficili da mettere in scena. Ma davvero crediamo siamo riuscite proprio a ripercorrere la storia di Milano attraverso i suoi costumi, attraverso i suoi abiti ambientati, vedete in questo caso un abito ottocentesco nella sala dedicata a Garibaldi e a fianco vedete un quadro bellissimo della posa della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele, abiti ambientati appunto nelle loro stanze, nelle loro sale. Le raccolte storiche hanno reagito molto positivamente a questa nostra proposta, anche perché questi abiti vengono ciclicamente cambiati e quindi si riesce a mettere in scena e anche a restaurare di volta in volta, e questo è un valore aggiunto, abiti diversi, abiti sempre nuovi che su questi manichini trovano il modo di essere conosciuti dai milanesi e non solo. Al piano terra dell'esposizione però abbiamo voluto fare un aggancio al presente e alla messa in scena in generale, chiamando a esporre i suoi abiti straordinari il più grande atelier di costumi teatrali, che è Tirelli, che ha riempito appunto al piano sotto gli abiti originali, c'era questa meravigliosa messa in scena degli abiti soprattutto del contesto cinematografico, che quindi ancora una volta lanciavano un aggancio invece anche alle nuove generazioni. Un'altra occasione molto importante che vi può insegnare soprattutto agli studenti che magari ci stanno ascoltando, che metteranno in piedi le iniziative un po' simili alle nostre, è quella anche di prendere al volo le occasioni, le occasioni che si presentano, le occasioni storiche e i grandi eventi urbani che spesso possono servire proprio come aggancio per poter trovare i finanziamenti per delle iniziative. In questo caso l'occasione, come immaginate, è stata l'Expo. Il 2015 è stato per Milano molto importante e quindi ha coinvolto anche tutta una serie di finanziamenti, di contributi che sono serviti anche alla cultura, naturalmente. In questo senso abbiamo realizzato sotto la curatela di una storica del gioiello, Mara Cappelletti, una nostra collega, una mostra che ci è sembrata e ha avuto un grandissimo successo, un po' unica, dedicata invece all'accessorio, ma all'accessorio prezioso, ovviamente al gioiello e al bijou, gioielli e bijou che però dovevano, ovviamente, parlando di ex, raffigurare dei cibi. La nostra sorpresa è stata che mentre ci saremmo immaginati di trovare oggetti, accessori e gioielli che raffiguravano un po' degli elementi classici dei tutti o qualcosa del genere, invece sia per i gioielli vintage che per i gioielli contemporanei di design, che sono quelli che state vedendo, hanno davvero evidentemente favorito la creatività, la fantasia di questi designer e spaziavano da elementi più classici come quello che vedete a oggetti davvero come dire d'avanguardia, comprese le patatine o gli hamburger, che sono stati, in questo caso è proprio quello di cui stavo parlando, che sono stati presi come metafora, diciamo, da utilizzare per gioielli. Faccio vedere ancora qualche immagine, in questo caso è la pasta, per arrivare a oggetti legati a un settore molto particolare per il gioiello, che è quello del vintage, e quindi delle collezioni che abbiamo trovato a Milano e non solo, andando dai più grandi collezionisti appunto di questo genere di gioiello, che ci hanno fornito tutta una serie di oggetti
progetti di materiali italiani e non solo. Davvero la nostra sorpresa è stata grandissima. Arrivo molto rapidamente alla sezione finale, che è quella dedicata più in particolare al rapporto tra la moda e il gioiello. Voi sapete che tantissimi stilisti hanno iniziato proprio disegnando bijou, magari per brand maggiori. In questo caso abbiamo trovato degli oggetti particolarissimi disegnati da personaggi come Karl Lagerfeld. In questo caso è un ciondolo, una collana biscotto disegnata appunto da Karl Lagerfeld, ma anche da Gianfranco Ferré, gioielli e bijou disegnati da Crizia, alcuni disegnati ovviamente da Moschino, i più provocatori, i Missoni. Davvero ci hanno aperto gli archivi della moda, delle grandi disegnatori di moda, che all'inizio ci dicevano no, non abbiamo sicuramente niente, e poi sono usciti addirittura dei capi, come voi vedete questo, di un designer turco, dedicati appunto alle uova. L'ultimo caso che vi mostro è di un esperimento molto particolare. Sicuramente parliamo di un museo, in questo caso il Museo della Seta di Como, ma al quale noi abbiamo offerto una tribuna, diciamo un palcoscenico molto interessante. Il Museo della Seta di Como ci aveva chiamato perché aveva messo in scena una mostra bellissima, davvero straordinaria, dedicata a Manlio Rho, come vedete, un grande protagonista della storia italiano, ma la mostra, essendo il Museo della Seta, era dedicata al rapporto tra Manlio Rho e il tessile, il disegno del tessuto, il disegno d'azienda. Il museo ha messo in piedi questa mostra, ma ci aveva chiesto di trovargli un palcoscenico per la comunicazione a Milano. E allora, in questo caso, noi abbiamo pensato al luogo dove maggiormente le persone passano, che è la stazione centrale, e nell'atrio della stazione centrale abbiamo costruito una specie di piccolo gazebo, chiamiamolo, che è quello che vedete, e abbiamo messo in scena con naturalmente pochi pannelli, perché era soltanto una specie di rinvio poi alla mostra più importante. Doveva essere visto da persone che correvano a prendere il treno o che arrivavano in città per andare a lavorare. Quindi questo piccolo gazebo illustrava in pochi pannelli la mostra, e lo stesso e raccontava anche la storia del Museo Didattico della Seta di Como. Naturalmente le immagini erano assolutamente straordinarie, ed erano quelle di un pittore, di un artista legato all'astrattismo, quindi una mostra classica, ma la cosa interessante era proprio che questi disegni, questi bozzetti che voi vedete, erano poi finalizzati naturalmente al disegno industriale, alla realizzazione di tessuti e di abiti confezionati. Ecco, io dal momento che il tempo è davvero strettissimo, lascio di nuovo, tolgo la condivisione e lascio la parola a Elena per il terzo capitolo dedicato a archivio e impresa, che è un po' il capitolo principale. Eccomi qua, entriamo infatti un po' nel cuore del ragionamento di oggi pomeriggio e vediamo in questo caso alcuni esempi dove l'archivio viene percepito come un patrimonio da parte delle aziende, un asset strategico che è quindi un valore in sé e poi una fonte di ispirazione
e soprattutto il, diciamo, il cuore, il deposito di quello che è il DNA dell'azienda. Cioè nell'archivio si conserva quella che è il DNA dell'azienda e i canoni posti da chi ha dato vita a questa azienda. Quindi uno strumento di lavoro quotidiano che oggigiorno, nel momento, beh, ormai insomma da qualche anno, in un'epoca di passaggio dalla, diciamo, da chi ha creato l'azienda ai nuovi stilisti piuttosto che nuovi proprietari, insomma, siamo in anni in cui le aziende che erano nate soprattutto negli anni 60, 70, 80, stanno vivendo grandi cambiamenti al loro interno. Quindi l'archivio, diciamo, conserva e è un po' una garanzia, no, del DNA, dell'anima dell'azienda, dei canoni che sono stati posti dal loro fondatore. E un altro aspetto interessante e importante è che l'archivio deve essere la fonte per la valorizzazione del patrimonio aziendale. E che offre i contenuti per la narrazione dell'azienda, cioè quello che delle aziende necessitano oggi per la loro comunicazione, per proporsi alla clientela, al pubblico, è quello di un contenuto di narrazione, un contenuto che affascini. E naturalmente tutti questi contenuti si trovano nell'archivio. E ancora l'archivio è la fonte primaria per la comunicazione. Il primo caso che vi presento è ancora una volta un caso molto originale perché si tratta di una calzoleria artigianale. Il marchio di cui vi parlo si chiama Rivolta e è stata un'operazione molto interessante perché si è trattato di recuperare un marchio del passato, un marchio che di un calzolaio artigianale che realizzava calzature su misura maschili di alta qualità, ma che aveva concluso, che aveva chiuso la sua attività da molti anni. Un nipote ha deciso qualche anno fa di recuperare questa attività, tuttavia, come vedremo, modificandola e attualizzandola. E in questo caso il nostro intervento è stato proprio un intervento mirato a recuperare proprio questo aspetto del cuore, della storia dell'azienda e del suo patrimonio per poter rilanciare il marchio a una nuova vita, e dargli una nuova vita. Quindi per creare qualcosa di nuovo dove tuttavia, il tema del richiamo al passato, alla tradizione, è stato centrale da tutti i punti di vista. Le fonti di questo piccolo archivio erano delle calzature, poche paia di calzature che si erano conservate e questo pone, come vedremo, una certa difficoltà perché le calzature, comunque le scarpe usate non sono un oggetto facile, ma forse ne parlerà meglio qualcun altro in una delle prossime occasioni, ma la calzatura non è un oggetto facile da valorizzare. C'erano illustrazioni, materiali per la comunicazione, inviti, fotografie, ma si trattava di un archivio molto modesto, anche perché appunto parliamo comunque di un artigiano che è di un calzolaio, e quindi abbiamo allargato la nostra indagine alle fonti orali, cioè abbiamo intervistato altri calzolai che avevano conosciuto Rivolta o che comunque a Milano facevano un lavoro simile, erano paragonabili. Abbiamo effettuato un'importante ricerca iconografica, abbiamo realizzato delle illustrazioni originali, una nuova campagna fotografica e anche in questo caso l'output è stato un libro che però, diversamente dagli altri che vi ho mostrato, è stato realizzato da Lucini, un editore stampatore raffinatissimo che ha creato lui stesso una sorta di opera d'arte e che comunque si richiama cioè richiama lui stesso, diciamo, al mondo dell'artigianato e quindi non un volume tradizionale, ma come vedete un volume raffinatissimo che potesse, diciamo,
degnamente illustrare questa storia. Qui vediamo appunto degli stivali originali, ancora delle calzature. Come vedete, l'importanza della preziosità delle immagini in questo caso era fondamentale, ancora delle calzature originali, e qua invece le calzature che vengono realizzate oggi da Rivolta e quindi con la campagna fotografica che abbiamo realizzato per il volume. Alcune illustrazioni storiche di calzature. Sempre calzature da uomo, molto eleganti, molto raffinate. Questo era un biglietto che avevamo trovato nell'archivio che segnava il passaggio della sede da Via Gesù a Via Pietro Verri. Una fotografia del negozio originale. E qui invece le fotografie di altri calzolai con le loro forme delle scarpe e un tavolo da lavoro con appunto gli strumenti da lavoro. Il secondo caso aziendale che voglio presentarvi è un caso relativo a un'azienda di tessuti. E vi mostrerò comunque poche immagini perché in questo caso proprio diciamo la condivisione delle immagini ci è preclusa dal tipo di lavoro che abbiamo fatto. Adesso vi spiego perché. In realtà si tratta dell'archivio di un'azienda che conserva un patrimonio di oltre mezzo milione di immagini, di disegni, di tessuti. Questa azienda si chiama Erica, ha sede a Busto Arsizio e è un archivio vivo, nel senso che è un archivio che viene quotidianamente consultato dall'ufficio stile e dai clienti dell'azienda e tutti i giorni aggiornato per la creazione di nuovi pattern, di nuove immagini. L'archivio è, per quanto riguarda l'archivio di Erika, l'archivio dei disegni originali di Erika, è digitalizzato e schedato sommariamente, ma senza un criterio uniforme. Inoltre, i proprietari dell'azienda hanno nel tempo acquisito altri archivi sempre di disegni di tessuti e in questo caso si trattava di archivi non digitalizzati da riordinare, condizionare e digitalizzare prima di schedare. Quello che è stato il nostro ruolo all'interno dell'azienda è stato innanzitutto quello di collaborare con un'azienda di software e di individuare quindi il software più adatto per poter schedare questi tessuti. Quindi abbiamo customizzato il software progettando una scheda ad hoc. Abbiamo studiato un lemmario molto complesso per la schedatura e successivamente, con l'ausilio di una squadra di collaboratori, di collaboratrici, implementato le schede. L'obiettivo era quello di offrire all'azienda uno strumento per individuare prontamente i disegni che, essendo in un numero così grande e così sommariamente e senza criterio schedati, non erano di fatto accessibili per chi lavorava all'interno dell'azienda né per i clienti. E quindi l'archivio in questo caso è uno strumento di lavoro interno, è uno strumento di lavoro per lo sviluppo di nuovi progetti con i clienti. La scheda aveva come prototipo e come punto di partenza la classificazione precedente, cioè quella che noi abbiamo trovato quando siamo arrivate. E quindi abbiamo sviluppato la nuova scheda di concerto con il personale dell'ufficio stile, proprio per offrire uno strumento che potesse essere il migliore possibile nel corso del lavoro quotidiano. La classificazione prevedeva precedentemente una descrizione libera e tre keywords. Il nostro primo passaggio è stato identificare la gerarchia interna, riconoscendo le famiglie da far rientrare sotto una voce soggetto,
che veniva a identificare una prima classificazione macro dei diversi disegni di tessuto, quindi un primo livello di classificazione. Il modello prevedeva 14 tipologie che abbiamo conservato, tuttavia uniformando le precedenti definizioni che spesso avevano, come vi dicevo, delle variazioni proprio perché non c'era un criterio univoco. Quindi abbiamo scelto come definizioni chiuse animalier, che prima era la pelle, l'astratto, il cashmere, il camouflage, la cravatteria, effetto tessuto, etnico, ICAT, figurativo, vegetazione, floreale, ornamentale, rigato e scozzese. Quindi abbiamo cercato di comprendere tutte le possibilità dei disegni di tessuti per una prima macro classificazione. Poi abbiamo introdotto il campo datazione, un campo relativo alla rilevanza storica, quindi all'interesse anche del disegno in visione di una futura comunicazione e valorizzazione dell'archivio. Un campo oggetto che andava a identificare il tipo di figura che veniva raffigurata all'interno del disegno e poi le caratteristiche che sono molto importanti per definire meglio il disegno, quindi la dimensione, il layout, la tecnica con cui è stato realizzato e il mood. E poi ancora campi più tecnici, più relativi a una schedatura archivistica, il supporto, il colore e alcune note. Tutto questo ha dato vita a un lemmario di oltre 1000 voci. Le potenzialità di questa schedatura, come potete capire, per l'azienda sono veramente molteplici, sia per l'ufficio stile e che per quello commerciale, soprattutto in vista di un possibile sviluppo, naturalmente, di un'apertura di un sito accessibile anche dall'esterno, sia per la comunicazione, perché naturalmente si arrivava a offrire un patrimonio di immagini che, come vi dicevo, è veramente ricchissimo. E per quanto riguarda la comunicazione e la valorizzazione, il nostro primo obiettivo naturalmente era quello di realizzare un sito dove pubblicare anche solo una minima parte dei contenuti del database, che parte, questo come vedete anche nell'immagine che vi ho mostrato, partono da libri di ritagli di tessuti e dai tessuti a partire dalla fine del Settecento fino a oggi. Queste immagini posso mostrarvele, ma sono appunto pochissime perché c'è un problema di diritti su questo archivio. È proprio per quello che ve ne mostro poche, purtroppo, proprio perché naturalmente sono tutelate, essendo un prodotto commerciale che l'azienda non vuole diffondere. E quindi purtroppo questo è tutto ciò che posso mostrarvi. E in questo caso, come vi dicevo, l'archivio per l'azienda Erica risponde a diverse esigenze molto attuali. La centralità del concetto di cultural heritage che abbiamo introdotto all'inizio, ovvero quello di un patrimonio culturale specifico di ogni azienda, che serve per promuovere e garantire un carattere di qualità, di originalità, di autenticità del prodotto. Quindi in questo caso l'archivio diventa veramente uno strumento di grande potenza proprio anche per la sua ricchezza, per il suo interesse e per la sua profondità storica. Quindi diventa un elemento importante della filosofia dell'azienda. E poi è uno strumento di grande utilità per personalizzare il rapporto con la clientela, quindi per realizzare un prodotto tailor made. Infatti l'archivio diventa uno strumento di consultazione per poi arrivare a realizzare un prodotto specifico per una clientela che lo richieda. E fornisce, come vi dicevo anche inizialmente quando parlavamo degli archivi aziendali, un contenuto per la narrazione, un investimento sulle nuove generazioni, perché l'archivio naturalmente in questo caso è una fonte imprescindibile anche per la formazione e per il rapporto con le scuole e con le università.
Quindi questo è un caso molto attuale, molto concreto e dove forse si potrebbero cimentare anche giovani archivisti, nel senso che questo è proprio un archivio vivo. L'ultimo caso che vi presento è un caso che ci sta molto a cuore, un caso molto particolare, cercherò di descrivere questo progetto che è un progetto di grandissimo respiro, dandovi gli elementi, dandovi qualche elemento un po' rapidamente, rinascente in occasione del 150° anniversario nel 2015 della creazione, della nascita del primo negozio dei fratelli Bocconi e in vista del centesimo, del centenario del nuovo brand Rinascente che nasce nel 1917, avvertito la necessità di una nuova riflessione sulla sua storia, ma una riflessione che fosse soprattutto una riflessione scientifica su delle fonti che però era delle fonti difficili da reperire perché l'archivio di Rinascente per varie vicende storiche è andato completamente distrutto. Nel 1918 infatti Rinascente ha avuto un incendio che ha completamente raso al suolo l'edificio di Piazza del Duomo. Nel 1943 ci sono stati i bombardamenti di Milano che di nuovo hanno completamente distrutto l'edificio di Piazza del Duomo dove era conservato l'archivio e dopodiché l'archivio è stato disperso nelle varie vicende aziendali dall'inizio degli anni 2000 in poi che hanno visto smembrato il gruppo Rinascente. Quindi siamo state chiamate dall'amministratore delegato Baldan proprio in vista delle celebrazioni dei 150 anni del primo negozio Bocconi e per celebrare i 100 anni del marchio Rinascente, esponendoci il problema dell'archivio che non c'era. E l'idea, e riconosco il merito a Maria Canella, l'idea che Maria ha avuto è stato quello di ricostruire l'archivio andando a digitalizzare le fonti relative alla Rinascente negli altri archivi, quindi ricostruire un archivio che non esiste attraverso la digitalizzazione delle fonti relative all'azienda in archivi che sono archivi istituzionali, ma che sono anche archivi privati, archivi delle banche, archivi della Camera di Commercio, archivi del Comune, archivi in questo caso l'importante Fondo Brustio dell'archivio Bocconi. Quindi un progetto molto originale che ha avuto come primo esito questo sito che voi vedete online, dove sono caricate nella sezione archivio oltre 47 fondi archivistici per più di 4.000 item, tra cui molti PDF sfogliabili. Per ogni archivio è presente una scheda di presentazione con i contatti, la collocazione del documento nell'archivio di provenienza, il copyright, i diritti di riproduzione e le possibilità di utilizzo delle immagini, perché noi non abbiamo fatto altro che riprodurre i documenti conservati negli altri archivi e pubblicarli su questo sito, ma i documenti sono rimasti nelle loro sedi di provenienza. Possiamo identificare e dividere quindi questi archivi in aree tematiche, che sono quelle della storia, le sedi, il tema della grafica e della comunicazione, il tema della moda e il tema del design. Il digitale non si ferma a una duplicazione finalizzata quindi alla tutela e alla fruizione, ma diventa uno strumento vivo per creare nuovi archivi, nuove storie, una rete di archivi e nuove idee. Oltre all'archivio, nella parte diciamo di conservazione di questo sito, c'è la biblioteca. La biblioteca raccoglie delle monografie relative alla Rinascente,
E poi una piccola rassegna stampa, ma soprattutto una collezione veramente interessantissima di House Organ, che è la rivista aziendale, che è un patrimonio inestimabile di conoscenza per ricostruire non solo la storia di Rinascente, ma anche una storia della società italiana, della moda e del design. Infatti, la rivista è stata pubblicata dall'inizio degli anni 20 fino al 1973. Il sito presenta un'altra importante sezione, che è quella dei temi, dove sono selezionate alcune delle immagini più importanti, più rappresentative, divise per temi, e questo per una fruizione, diciamo, meno approfondita e meno da studiosi del patrimonio del sito, nel senso che naturalmente per fruire dei vari archivi bisogna entrare nelle singole sezioni, andare un po' a scavare. Nella sezione temi è più facile perché indicando un tema emergono le immagini più interessanti relative a quell'argomento. L'ultima sezione di cui voglio parlarvi, che è la terza sezione dell'archivio, è quella più legata alla valorizzazione, perché abbiamo pubblicato diversi percorsi multimediali relativa alla storia della Rinascente. Come vedete, la Rinascente dal 1865 al 2017 sono dei racconti che hanno dei brevi testi e delle immagini e approfondiscono alcuni temi. Parliamo della nascita del Compasso d'Oro e siamo felici che attraverso questo progetto si sia riaperto questo collegamento tra la Rinascente e l'Associazione del Design Italiano, che adesso il Compasso d'Oro nasce in Rinascente nel 1954, dal 1958 è gestito dall'Associazione Design Italiane e proprio quest'anno la Rinascente è rientrato a far parte dell'Associazione Design Italiano. Poi ci sono alcuni percorsi dedicati ai manifesti, alla grafica, alla moda, al design, a sedi molto importanti come quella di Roma Fiume, quindi diciamo una grande ricchezza di materiali pubblicati sul sito. Per quanto riguarda però una valorizzazione, diciamo, più popolare, più pop, ad ampio respiro, il progetto nel 2015 ha dato come primo esito una mostra in quello che era il Tecnosuc, realizzato in occasione di Expo in via Santa Radegonda, di fianco alla Rinascente a Milano. Vedete qua le immagini di questa piccola mostra, che ricostruiva i primi 50 anni di Rinascente e quindi la storia dei magazzini Bocconi. La mostra era la Rinascente prima della Rinascente. E una mostra di cui appunto vedete la fotografia. Nel 2017, invece, per celebrare i 100 anni del marchio Rinascente dato da D'Annunzio nel 1917, è stata realizzata una grande mostra a Palazzo Reale, grazie diciamo, alla nostra ricerca e all'allestimento davvero molto efficace, molto fresco, molto interessante, realizzato dallo studio OMA. Anche in questo caso vi mostro alcune foto. Questa era la stanza dedicata alla grafica di questo allestimento davvero molto efficace. Questa era la stanza dedicata all'House Organ, quindi alla rivista aziendale, alla comunicazione. E poi successivamente è stata realizzata anche una piccola mostra con degli estratti della mostra di Palazzo Reale nella nuova sede della Rinascente del flagship store di Roma Tritone. Un altro prodotto che abbiamo realizzato sempre per la Rinascente, sempre in occasione del 2017, è questo video, La Rinascente ieri, oggi e domani, che è stato realizzato ed è disponibile sul sito MemoMe e trasmesso da Sky, ed è stato trasmesso nel 2017 da Sky Arte.
Altri prodotti sono stati il catalogo, che vede, di cui vedete la copertina, il catalogo per la mostra del 2017, e poi un volume di studi edito da Egea. Un'altra, sempre per la Rinascente, sempre per, parlando di valorizzazione di reti di archivio, un aspetto interessante è stato l'ingresso di Rinascente e in particolare del progetto Rinascente Archives in musei impresa, e quindi la partecipazione della Rinascente sempre alla Settimana della Cultura di Impresa e poi di altre manifestazioni nazionali come Archivissima, che vedrà la Rinascente partecipare alla Notte degli Archivi il prossimo 4 giugno, fra 2 giorni, con un video realizzato ad hoc. Per concludere, sempre sulla Rinascente, volevamo mostrarvi un piccolo video, sempre realizzato in occasione della mostra, sarà Maria a mostrarvi, quindi io tolgo la condivisione dello schermo. Si tratta di un video che ora vi mostriamo. E che attraverso i figurini ritagliati dai cataloghi della Rinascente racconta 150 anni di moda italiana. È molto breve, quindi chiudiamo con questo e speriamo che vi piaccia. Nel 1877 i fratelli Bocconi aprono a Milano i grandi magazzini alle Città d'Italia. Le vetrine scintillanti, l'ingresso libero, il vasto assortimento attirano i milanesi stupefatti. I cataloghi illustrati e la vendita per corrispondenza consentono a una clientela sempre più vasta di accedere a prodotti eleganti e di buon gusto, prima a Milano e poi in tutta Italia. Con gli uomini impegnati in guerra, il processo di emancipazione femminile è una spinta decisiva. Le donne si liberano dalle crinoline e dal corsetto, a favore di un modello sartoriale di ispirazione maschile, il tailleur. Emerge così una nuova femminilità, androgina e anticonvenzionale, una donna da capelli a caschetto, sensuale, attiva e indipendente. È lo stile alla garçon, all'insegna dello chic naturale. Dalle elite aristocratiche ai ceti borghesi, le donne accedono lentamente agli svaghi e al tempo libero. I tessuti e i capi della pratica sportiva influenzano il processo di modernizzazione della moda femminile. Nel periodo tra le due guerre, la moda italiana comincia a creare una sua fisionomia, sia per l'uomo che per la donna, puntando su tessuti di qualità e lavorazioni sartoriali di alto livello. La penuria di materie prime, dovuta alla politica autarchica, favorisce lo sviluppo delle fibre sintetiche. Il rayon e l'anital, che riproducono l'effetto della seta e della lana, trovano largo impiego anche nelle confezioni della Rinascente. Il prêt-à-porter italiano del dopoguerra si sviluppa con il contributo di giovani stilisti. Nel 1958 la Rinascente, apripista di questa tendenza, collabora con i Missoni per la collezione Milano Sympathy. Negli anni 60 la Rinascente amplia la clientela di riferimento, rivolgendosi anche ad una generazione di giovani, in cerca di uno stile nuovo, diverso e anticonformista. Sotto la direzione artistica di Amneris Latis e Adriana Botti, una nuova generazione di maestri della fotografia e della grafica rinnova le strategie di comunicazione dei grandi magazzini milanesi. Nel 1971 la famosa sarta milanese Bichi disegna le divise delle commesse della Rinascente. Un uniforme bluette, moderna ed esclusiva, dal taglio elegante e funzionale. Nel fondamentale passaggio dalla moda su misura al prêt-à-porter, ovvero dalla sartoria alla produzione in serie, il distretto manifatturiero lombardo si consolida. Milano diventa una delle capitali internazionali della moda. Negli anni Ottanta si afferma un modello femminile energico e disinvolto. Una fashion victim decisa ad emergere in ogni campo, a suo agio nel power look della donna in carriera.
All'eleganza sartoriale classica si affianca un look sexy e aggressivo. In un mercato sempre più articolato e capace di adeguarsi ai mutamenti del gusto, c'è uno stile per ogni donna. Dalle grandi griffe ai marchi più giovani, ancora oggi, dopo più di un secolo, la Rinascente è vetrina indiscussa del lusso, dell'eccellenza e del Made in Italy. Eccoci, io vi racconto invece abbastanza brevemente questo capitolo che, di cui vi parlavo, dedicato a moda e città. Mostrandovi alcuni esempi di iniziative che abbiamo fatto in cui c'entra la storia della moda, la storia del costume, ma anche in questo caso con degli eventi un po' particolari, come proprio a far capire che c'è sempre la possibilità di fare storia, ecco, anche nelle occasioni più strane e più impensate. Dunque, innanzitutto io e Elena ci siamo trovate in una maniera anche un po' strana e particolare a dover fare la storia dei circoli maschili a Milano, dei luoghi assolutamente impenetrabili, come voi sapete, impenetrabili per chiunque, ma soprattutto essendo circoli maschili per le donne, e che però si sono affidati a me e a Elena per fare appunto la loro storia. In questo caso partiamo con il primo dei circoli che ci ha affidato appunto questo compito di raccontare la loro storia e anche la storia dei loro soci. Per questo vi facciamo vedere, diciamo, alcune immagini proprio che raccontano attraverso il costume, l'abbigliamento, la grande aristocrazia, la grande imprenditoria milanese e lombarda. A differenza, diciamo, di tutti i, voi sapete, i circoli, le associazioni fanno dei volumi celebrativi, raccontano la loro storia, e quasi sempre sono degli elenchi, dei soci, dei volumi un po' d'occasione. Ecco, il nostro consiglio, soprattutto alle nuove generazioni, è quelle di accettare naturalmente tutti i lavori, ma di trasformare le occasioni di lavoro in occasioni di studio e di ricerca. Quindi noi, a parte il fatto di raccontare la storia di questo importante circolo milanese nato nel 1901, abbiamo fatto una vera e propria storia. Siamo andati a raccontare la storia dell'aristocrazia e del passaggio e della presa di potere anche di una certa borghesia imprenditoriale milanese che si è fusa anche attraverso il matrimonio a questa aristocrazia, e quindi questi volumi che abbiamo realizzato erano molto più densi di storia, di scienza, d'archivio, di ricerca, eccetera, di quello che la stessa committenza si aspettava. Quindi in questo senso il nostro consiglio è sempre un po' essere molto accondiscendenti, certo, con la committenza, ma cercare di condurre la committenza a fare un po' quello che noi studiosi vogliamo. E in questo senso, per esempio, anche in questo volume, pur assolutamente dedicato a questo circolo maschile, siamo riusciti a inserire, per esempio, importantissime figure femminili di mogli, madri e figlie, che, come dire, hanno dato un coronamento molto più completo a questa storia che abbiamo raccontato. L'altro circolo maschile di cui abbiamo raccontato la storia è il Circolo dell'Unione di Milano, più antico naturalmente del Clubino, che era nato nel 1901, e che, come testimonia il nome, come molti altri circoli dell'Unione in tante città italiane, nate proprio nel periodo, diciamo, risorgimentale, stavano a testimoniare appunto l'unione tra l'aristocrazia e la borghesia verso un ideale di indipendenza e di unificazione. In questo caso abbiamo raccontato naturalmente questa bellissima storia di questo circolo,
ma abbiamo dato spazio anche a dei documenti, chiamiamoli assolutamente inediti, realizzati da uno dei soci del circolo, che erano delle raffigurazioni di quadri famosi, importanti, in cui questo artista, diciamo, del digitale aveva inserito i visi, appunto, dei soci del circolo. Quindi anche in questo caso, come dire, abbiamo raccontato i gusti e diciamo le preferenze anche estetiche e stilistiche in questa fusione tra la moda e l'abbigliamento, diciamo, di quadri del repertorio classico, uniti viceversa a dei visi e dei soci di oggi. Un'altra occasione che ci si è presentata molto particolare è stata quella assolutamente inaspettata, credo, per uno studioso e un archivista, di lavorare per allestire un hotel. In Corso Monforte a Milano, una via molto centrale, molto importante, sede della prefettura, in un bellissimo palazzo neoclassico, una catena di alberghi, appunto, doveva realizzare una nuova sede e, essendo Milano la città della moda, ci aveva chiamato dicendo: ma vorremmo delle foto che raffigurano degli stilisti di oggi, dei nomi importanti della moda milanese. E in questo caso, il discorso che si faceva prima, no? Noi abbiamo detto no, non vogliamo fare un racconto banale, scontato, già fatto milioni di volte, e cioè portare avanti, cosa di cui siamo fierissimi naturalmente, però la moda milanese, il periodo degli stilisti, e abbiamo convinto questa catena invece a fare un passo indietro, a ritornare agli anni 50, 60 e 70, ma soprattutto a privilegiare il disegno di moda. Cioè, abbiamo pensato che una sede così prestigiosa potesse diventare un luogo perfetto, dato anche il tipo di clientela che passava a Milano e che passa a Milano, per raccontare invece la moda prima della moda, cioè la moda disegnata, un'arte che purtroppo non c'è più. Voi sapete che non tutti gli stilisti sono dei bravi disegnatori, anzi, semmai tutto il contrario, e quindi abbiamo cercato e naturalmente riprodotto, non sono degli originali, sono delle copie perfette, ma ovviamente delle copie per ovvi motivi di sicurezza, e siamo andati, abbiamo dedicato questo luogo centralissimo, molto prestigioso di Milano, a tre grandissimi disegnatori della moda milanese e italiana, che sono Brunetta Mateldi, di cui adesso vi mostriamo alcuni disegni davvero poco noti. In questo caso sono dei disegni che arrivano dall'archivio di Franco e dall'archivio di Brunetta, che voi sapete essere stata un'artista, moglie di un grande e importante pittore, una disegnatrice fantastica, come Camilla Cederna, con cui lei faceva degli articoli indimenticati per quelli della mia età, sull'Espresso, che si chiamavano Il lato debole, in cui la Cederna scriveva di costume e di moda, e Brunetta illustrava con dei disegni che, più che parlare di moda, raccontavano un'epoca, con i suoi vezzi, il suo gusto e anche la modernizzazione, una nuova figura femminile che usciva dalla matita di Brunetta, ma che fortunatamente viveva anche nelle città italiane. E raccontava anche l'importanza di questo gusto italiano che, proprio come diceva Elena prima sulla moda pronta, stava assolutamente prendendo piede. L'altra grandissima, in questo caso sarta, couturier
ma anche disegnatrice, è Biki. Gli anni sono, come vedete, più o meno gli stessi. Biki non ha bisogno di nessuna presentazione, essendo dei tre forse la più famosa. Per magari gli studenti che ci stanno ascoltando, che possono non conoscerla, Biki è stato un personaggio straordinario, veramente l'anello di congiunzione tra l'epoca delle sarte e quella degli stilisti. La prima a, per esempio, a crearsi una testimonial come Maria Callas, una testimonial d'eccezione, la prima a pensare anche a una moda pronta, industriale, creando e collaborando a dei marchi non solo di confezione, ma anche per esempio legati all'arredamento, eccetera, e davvero una grande signora di Milano, ma anche il modello di una donna imprenditrice che affrontava e ha affrontato la moda non come luogo, diciamo, privilegiato ma esclusivo dell'azione femminile, ma come luogo in cui imporre la sua idea e il suo stile. Da ultimo, Alberto Lattuada, un grandissimo maestro del disegno, un grandissimo disegnatore anche di tessuti e, come vedete dai suoi disegni, un vero e proprio artista. Alberto Lattuada, come ha detto Armani, era forse troppo snob per diventare uno stilista. Lui ha sempre disegnato, ma non ha mai voluto fare il salto di una produzione o di un brand suo. E soprattutto negli ultimi anni della sua vita si è dedicato all'insegnamento al Polimoda di Firenze, disegnando insieme ai suoi allievi e davvero trasmettendo un mestiere. Ecco, tutti questi disegni bellissimi hanno trovato spazio in questa, appunto, in questo museo particolare che è un hotel nel pieno centro di Milano. L'ultima occasione, anzi scusatemi, la penultima occasione molto particolare di cui vi vogliamo parlare è stata una manifestazione molto particolare. Milano nel 2017 ha ospitato questa manifestazione che si chiamava XL, che aveva messo in scena, ecco, diciamo, la moda e soprattutto alcune tipologie, alcuni grandi brand, eccetera, in luoghi particolari della città con delle messe in scena davvero straordinarie che ricordavano le architetture effimere rinascimentali. Noi siamo state chiamate in particolare dalla Camera di Commercio, da Fondazione Fiera e soprattutto da una manifestazione che si chiama Si Sposa. Voi sapete che la moda legata al matrimonio, al momento dello sposalizio, è un settore molto importante, molto redditizio, che ha delle fiere molto importanti. E quindi Si Sposa ci aveva chiesto di fare un allestimento, ma non aveva, diciamo, una disponibilità, era partito un po' tardi, aveva anche una disponibilità più piccola, diciamo, rispetto alle altre agli altri enti che avevano costellato la città di performance e di architetture effimere. E quindi la decisione è stata, parlando di matrimonio e quindi di sposalizio, eccetera, di fare una specie di tunnel addentro il cortile del Castello Sforzesco, mettendo in scena le immagini del matrimonio e dell'amore, del fidanzamento, eccetera, dalle epoche rinascimentali fino a Sex and the City. L'ultima fotografia che abbiamo messo in scena è il famoso matrimonio di Carrie, che chi di voi come me è un fanatico di questa serie non può dimenticare. E questo tunnel era decorato di stampe che arrivavano per la maggior parte dalle raccolte di stampe fotografiche dello stesso Castello Sforzesco. Quindi una performance molto, molto giocosa, molto divertente, ma che non perdeva l'occasione di fare cultura.
per questo tunnel, che tra l'altro era tutto decorato naturalmente come se fosse una specie di galleria floreale di fiori e di frutti autunnali per la stagione in cui si svolgeva, questo tunnel metteva in scena, intorno a dirvi, materiali molto vari, di cui vi mostro solo alcuni piccoli esemplari, come per esempio degli inviti, delle partecipazioni nuziali di epoche molto antiche, anche questa del 1769, ma anche per esempio le straordinarie pagine dei ventagli, no? Voi sapete che i ventagli sono fatti con delle, si chiamano pagine, con delle tele o delle carte che vengono poi agganciati alla struttura del ventaglio plissettata. E che ovviamente ve ne è una larga parte dedicata a questa questione del matrimonio, del fidanzamento e dell'amore. Immancabile naturalmente tutta una serie di figurini, 7-800 legati appunto all'abito da sposa, diventato nell'Ottocento bianco, ma anche per esempio tutta una serie di cartoline amorose che abbiamo ritrovato nella preziosissima raccolta Bertarelli, che è a due passi da questo tunnel che avevamo costruito. L'ultimo evento di cui vi parlo è invece una cosa un po' particolare. Nel 2017 siamo state chiamate da Cinzia Sasso, una giornalista, che aveva avuto un'idea molto, molto interessante, che era quella appunto di aprire gli atelier, quindi i luoghi della realizzazione, della produzione, dello studio dell'alta moda, atelier che sono assolutamente inaccessibili, gli atelier dei grandi stilisti, e farli visitare per un giorno al pubblico milanese, non solo. Diciamo, l'operazione che il FAI ha sempre fatto con i luoghi dell'arte e della cultura, questa manifestazione che noi abbiamo chiamato appunto Apriti Moda, la voleva fare con gli atelier. Apriti Moda in tanti sensi, cioè sia come dire, dell'apertura di questi luoghi, ma anche della democratizzazione, cioè rendere l'alta moda un qualche cosa che si apriva a tutti, soprattutto agli studenti. La prima manifestazione è avvenuta nel 2017 a Milano, la seconda nel 2018 a Firenze, e da lì abbiamo proseguito. Ecco, siamo arrivati a 3 minuti dalla fine. Scusateci, c'erano tantissime cose da dire, qualche intoppo nella tecnica, ma insomma speriamo di avere entusiasmato soprattutto i giovani verso un lavoro che è quello appunto della tutela della storia, della memoria, che davvero può essere entusiasmante, divertente, e ve lo testimonia insomma il lavoro che abbiamo fatto. Tutte le volte che guardiamo indietro ci stupiamo, ma abbiamo lavorato tanto perché sono stati lavori veramente divertenti, e quindi diciamo il vantaggio è quello per chi studia la storia di svegliarsi ogni mattina e di affrontare una storia nuova. Per i più giovani che affronteranno questo percorso, la cosa che possiamo dire è che davvero ogni archivio è un mondo nuovo, e vi assicuro l'entusiasmo, la voglia di lavorare vi ritorna ogni volta che aprite anche una cartellina polverosa, perché come avete visto le sorprese possono essere scintillanti. Grazie ancora, allora. Ci deve essere un piccolo problema. Anna è rimasta bloccata, bloccata da tante cose belle che ci avete fatto vedere. Insomma, effettivamente ci avete fatto sognare e raccontando di archivi
che agli archivisti sono un po' a volte lontani, ecco, però l'archivio è anche questo, l'archivio ci permette effettivamente di sognare, di vedere mondi nuovi, di... Certo, questa è una parte dell'archivistica molto, come dire, bella per natura, ecco. Infatti un pizzico di invidia fra noi che ci occupiamo di archivi classici e, passatemi, la battuta a volte un po' più noiosi e tristi, in questo caso sì, ma molti archivi sono un po' più tristi rispetto a ciò che ci avete fatto vedere, insomma. Dimitri, guarda che noi oggi vi abbiamo fatto vedere il lato glamour, ma io e Elena abbiamo passato anni negli archivi comunali che, ecco, come dire, non sono tra i più entusiasmanti, però il lavoro dell'archivista è vario, ecco. Non so se ora riuscite a Sì, sentirmi. bene. Ecco, volevo dire che non solo i giovani, anche i meno giovani sono entusiasti della vostra relazione, perché davvero ci avete portato in un mondo facendoci anche intravedere quelle difficoltà, in attesa che i nostri studenti o comunque i nostri utenti si prenotino per le domande. Io ne ho una per Elena che mi aveva incuriosito. Quando parlavi delle voci delle Mario, le avete decise e condivise con l'azienda o è stato anche un po' per far capire ai ragazzi come funziona? O l'archivista studiando i documenti ha individuato una serie di lemmi e poi ha avuto però bisogno magari anche del personale dell'azienda, di personale un po' più specialistico. Ecco, questo per far capire anche ai ragazzi come si crea un lemmario. Certo, siamo partiti senz'altro dalla loro prima schedatura. Il nostro lavoro è stato prima di tutto di uniformazione e quindi di cercare di arrivare a una sintesi, faccio un esempio banalissimo, ma di non utilizzare fiorellino piuttosto che per individuare lo stesso oggetto. Termini diversi, quindi abbiamo assolutamente uniformato prima di tutto il vocabolario che era già presente e poi abbiamo imposto dei livelli dei campi descrittivi, che era quello che dicevo prima, relativi alla tecnica, al piazzamento, alla dimensione del disegno, che costringe in modo da costringere lo schedatore a seguire una certa logica e quindi togliendo un po' l'aspetto di casualità che c'era nella schedatura precedente. Quindi, e poi molti termini invece li abbiamo aggiunti noi proprio perché la nostra scheda prevedeva un lemmario suggerito, quindi lo schedatore si trovava l'elenco delle parole, cioè se io vado nel campo oggetto, nella famiglia fiore, mi trovo l'elenco dei fiori. Quindi lì è stata un po' una decisione nostra di identificare i fiori che volevamo che fossero presenti nell'emmario in modo che la schedatura fosse coerente. Bene, grazie. No, no, questo... E poi invece ne approfitto in attesa. Oggi non siamo fortunati purtroppo con il collegamento e ci siamo persi in effetti nel corso del pomeriggio qualche breve momento e quindi ci scusiamo anche con chi ci ha seguito, però il senso delle frasi degli interventi è sempre stato chiarissimo, quindi vorrei rassicurare le nostre relatrici. C'è una domanda da Luciano Bonino. Ha alzato la mano, quindi se vuole intervenire, se vuole anche accendere Assolutamente. la webcam, eccolo. Buonasera, sono incollato allo schermo già dalla volta scorsa, avevo cercato di mettermi in contatto, ma tecnicamente non ci sono riuscito perché c'è la mia concittadina lì, che è la signora Todda, che avrei voluto fare delle domande. Intanto mi congratulo con la signora Cannella perché l'anno scorso sono stato selezionato per Apriti Moda, che è stata una cosa veramente eccezionale e che ripeterò anche quest'anno. Sono l'unico in Sardegna, anche perché credo di essere l'unico vecchietto sopravvissuto in questa terra. E il mio problema, sono incollato davanti allo schermo perché io quest'anno, anche se sembro giovanetto,
compio 50 anni del mio lavoro, quindi mi riferirò alla signora Todd e chiederò in assoluto il suo aiuto. Da tempo io ho fatto una ricerca sulla pochissima, ricerca minima e misera, quindi non mi guardate con aria cattiva, sulla moda sarda che comincia a nascere dagli anni 50. Ho trovato delle cose entusiasmanti, molto intriganti, che parte sono state messe in un mio archivio, che non se lo chiamo archivio diventerà una cosa terribile, in una mostra fatta con Bonizza Giordani Aragno Palazzo Pitti, che si chiamava Sardegna Veste la Moda, dove io ho raccolto delle cose tra vecchie riviste di mia madre, eccetera, eccetera, tra cui è arrivata una indossatrice dall'America negli anni 50, che poi è diventata famosissima, è diventata per Givenchy la contromodella di Audrey Hepburn, e che è stata la prima a essere fotografata con questi primari abiti sardi. Io qualcosa l'ho ricostruita, la prossima mossa sarà intervistare questa signora che è ancora viva, che conoscerete, che si chiama Joan Volan, che sta a Roma, aveva sposato un fotografo siciliano, ed è stata per anni la filata con l'abito da sera bianco e nero di Sabrina, lo indossò lei in una serata di Givenchy, per cui lei mi interessa moltissimo, anche perché ha scritto in alcune riviste sarde, proprio ha presentato questa sua connotazione. Nel modo in cui voi operate, non certo con la grande professionalità, ho scoperto per esempio che nel 1951 Roberto Cappucci ha fatto una serata a Cagliari, no? Era, diciamo, quasi bambinetto, diciamo 20 anni, quindi tutte queste cose mi interessano moltissimo e mi interesserebbe metterle insieme, ma interessa chiaramente anche il discorso generale, quindi sono qui attento a sentire e a vedere. Intervisterò la signora Todd. Perfetto. La cosa importante è proprio raccogliere queste memorie, diciamo anche attraverso interviste, video, eccetera, perché la storia della moda, essendo stata considerata, diciamo, una storia di serie B, se non di serie peggio che B, per lungo tempo, rischia proprio di perdere i suoi documenti, la sua storia, la sua memoria. Vi faccio un esempio: le riviste femminili e di moda spesso e volentieri nelle biblioteche anche nazionali venivano eliminate, venivano scartate, no? Perché era, diciamo, editoria di cui non si comprendeva l'importanza. Quando nasce con la Sala Bianca la moda italiana, la Donnizza, tipo le stupide della moda. Ecco, cioè, gli stessi alcuni commentatori dicono la moda è diventata grande da sola, cioè non ha avuto mai il sostegno né diciamo dello Stato, come dire, che mentre altri settori produttivi lo hanno avuto. E per esempio anche il sistema delle fiere, delle esposizioni, se l'è creato da sola e ha dovuto veramente combattere contro un pregiudizio rispetto alla storia con la S maiuscola. Quindi se lei riesce proprio a portare avanti questo discorso, naturalmente noi siamo sempre a disposizione, questo discorso anche diciamo locale e regionale è fondamentale, anche perché poi la moda italiana, a differenza di quella francese, sono 20, 30, 50 mode per ogni distretto produttivo. Quindi davvero questo discorso è di fondamentale importanza. C'è un precedente, anni 50 sempre, che i nostri vestiti di un tale Umberto Giacopazzi sfilarono per la prima volta anche a Palazzo Pitti nel 51. Ho avuto difficoltà, però sfogliando tipo riviste che mi hanno regalato, quindi 10 anni di novità, che voi ricorderete, bellissimo, un bellissimo giornale, bellissimo. Ho trovato le fotografie di questi abiti sardi con i tessuti di un altro famoso tessitore che si chiama Tertavolara. Quindi questa cosa intrigante che oggi sta ricominciando, vuol dire che sta prendendo quota nuovamente, cioè il riutilizzo del regionale, eccetera, è importante. D'altronde le grandi famiglie sarde andavano a vestirsi a Roma, nelle grandi città. I piccoli sardi di un paese sardo andavano a fare scuola di sartoria maschile a Parigi. Certo. Una delle scuole più importanti di sartoria con un metodo era il metodo Palmas, il quale d'altronde era anche tagliatore del sarto di Agnelli. Quindi abbiamo una micro storia che comunque è importante, che però chiederò alla signora Todde, perché alcuni
tipo la regione mi risponde, ma non ci verrà a cercare roba del 55, e lì io rimango paralizzato sperando di trovare qualcosa in un mercatino, speriamo. Grazie. Grazie. Ecco, ora non so se pronto, è stato fuori Teams, quindi no, dicevo, mi ha fatto molto sorridere poi ora anche quello che diceva il signor Bonino, cioè che spesso gli imprenditori ti dicono che non hanno niente e poi invece si scoprono grandi tesori. Quando parlava Maria della mostra, degli abiti, dei gioielli, cioè a me è capitato in passato con gli artigiani fiorentini, con l'artigianato artistico fiorentino, mi diceva, venga, ma tanto io non ho conservato nulla. Cominciava ad aprire le scatolone anche negli scantinati e venivano fuori, a me è capitato di trovare dei bijou che sono stati usati per il cinema di Hollywood o dei cappelli di paglia inviati alla regina d'Inghilterra, cioè i disegni, i bozzetti, quindi loro stessi spesso si sottovalutano, invece poi... questo è il bello di vivere in Italia, no? Che sì. Qualunque scatola apriamo esce un tesoro. E in effetti in questo senso uno dei temi più interessanti, che è un po' secondo me un po' trascurato invece veramente centrale, è quello della conservazione, perché di fatto in questi casi se non si interviene ma solo con una sensibilizzazione tutti questi materiali vanno a sparire e in certi casi se non si offre anche un luogo per la conservazione di questi materiali, perché non tutti possono permettersi comunque una conservazione all'infinito, insomma, soprattutto quando chiudono. Infatti quando te parlavi degli artigiani, dell'artigianato, il rischio è proprio quello, cioè che tutto vada a morire insieme a loro e che gli eredi per primi non siano disinteressati, e quando sono interessati a volte lo sappiamo, lo spazio, cioè sono banalità, ma anche lo spazio stesso porta... Non ci sono gli strumenti proprio per conservare. Bene, non so se ci sono altre domande. Posso intervenire? Certo. Posso intervenire? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, buon pomeriggio. Sono Paola Meloni e non so se mi sentite, buon pomeriggio. Buongiorno. Sì, la sentiamo. Io insegno tecnologia dei materiali presso l'Università di Cagliari. E mi occupo soprattutto dei problemi di conservazione dei materiali nel settore beni culturali. E ritengo, proprio perché è stato già anche, come dire, messo a nudo questo aspetto, che appunto anche nella nostra, iniziando magari con dei contatti con il signor Bonino, che io conobbi tempo fa, ma anche diciamo con le persone che vedo qui in schermo, creare un rapporto di conoscenza proprio dei manufatti che veda anche l'impiego di tutte le tecnologie di cui possediamo, per esempio i microscopi elettronici per capire come era strutturato un tessuto antico o un tessuto tradizionale, magari ordito in un certo modo, come era colorato, con quali sostanze. Ecco, anche questi aspetti sono molto importanti da, come dire, allacciare alla storia di quel tessuto, di quella produzione. Quindi io sono, come dire, disponibile qui in Sardegna a creare anche una piccola materioteca, come ho già fatto per altri materiali, che possa contenere queste espressioni anche con dei piccoli campioni da tenere e da tenere adeguatamente e soprattutto da studiare, perché un aspetto che non è studiato oggi, in cui siamo molto carenti, è la conservazione dei manufatti relativamente moderni. Mentre sappiamo conservare l'arazzo antico, eccetera, la nostra conoscenza si fa molto più labile e difficoltosa laddove il manufatto diventa più moderno, con delle fibre, sposando delle nuove fibre, e quindi anche, diciamo, si perde il passaggio. Ecco, questo volevo dire. Grazie, non so se vogliono aggiungere. No, è verissimo, e diciamo che tra l'altro questo è un problema che riguarda l'archivio cartaceo. Sappiamo benissimo che la carta del Novecento è terribilmente
fragile. Riguarda l'architettura, come voi sapete c'è tutto un problema legato ai cementi armati, eccetera, a parte le tragedie, esatto, che non citiamo neanche, ma insomma, e quindi è un po' il problema dell'archivistica contemporanea, no? Che è diversa appunto dall'archivistica classica, da tanti punti di vista, legati allo scarto, che è molto più, a volte più difficile appunto per le quantità, legati alla conservazione, legati all'inventariazione, alla catalogazione, insomma, l'archivistica contemporanea è molto più complessa, ecco, mettiamola così, dell'archivistica classica, perché ha una casistica, anche solo dal punto di vista della tutela, del copyright, eccetera, abbiamo visto prima, non abbiamo potuto mostrarvi delle immagini per questo motivo. È molto bello se nascono, credo, dei distretti appunto anche dal punto di vista del pronto soccorso archivi, no? In cui magari ci si unisce tra realtà locali diverse e ci si aiuta, perché è impensabile, soltanto le grandissime aziende possono avere competenze, professionisti per tutti gli usi e per tutte le problematiche. Io credo molto nella collaborazione e nella condivisione, in questo senso, di spazi, strumenti, competenze, perché è più efficace ed è anche per gli utenti è più semplice. Se mi permettete una riflessione su quest'ultimo punto, mi ha colpito molto in apertura questo ricorso ai ritratti dei benefattori degli ospedali milanesi come fonte originale, perché probabilmente nessuno ci aveva mai pensato prima di leggerla in quel modo, insomma, come fonte per vedere come si vestivano, certo per l'occasione del ritratto, personaggi diversi, perché so che i benefattori arrivavano anche da estrazioni sociali differenti, E questo mi fa un po' riflettere, e mi piace l'ultimo passaggio di Maria Canella, proprio sull'idea di archivio, sul concetto di archivio che sta evolvendo fortemente negli ultimi anni, ma proprio negli ultimissimi anni, con un'idea di archivio legato ad una concezione di fonte molto più libera che in passato, e comunque elementi che provengono anche da luoghi differenti, da momenti diversi, creati anche, che però sono collegati perché raccontano una storia unitaria. E quindi un'idea di archivio, non perché faccio l'archivista, voglio applicare l'etichetta di archivio a qualunque cosa, certo, la tentazione c'è, ma in questo caso mi sembra però che l'idea di archivio come insieme di elementi tutti collegati fra di loro che raccontano una vicenda è particolarmente efficace in questi percorsi di ricostruzione, in questi percorsi di ricerca, in queste vicende anche così, così diverse, la moda, l'architettura, anche la storia amministrativa, voglio dire un po' tutto, che però trae informazioni che nascono di fatto collegate o correlate, ecco, in luoghi differenti con materiali diversi. A me piace quest'idea dell'archivio multitipologico, dove elementi di natura anche molto diversa però sono correlati fra di loro. Lo vedo molto legato agli archivi della contemporaneità, agli archivi del Novecento, dell'ultimo Novecento, insomma. In questo senso, anche se i vostri racconti, temo, possono anche aver fatto un po' storcere il naso a qualche archivista, come dire, più classico, più purista, insomma, nella disciplina. Io mi ci trovo perfettamente a mio agio, non solo perché ci avete fatto vedere cose belle, ecco, ma perché è questa l'archivistica che mi piace, è questa la ricerca che mi piace fare, è questo il mestiere per cui, insomma, ho studiato, cioè quello di mettere insieme i pezzi per costruire una storia utilizzando cose diverse, però anche con un, come dire, anche con un certo rigore, con un rigore come quello che avete applicato voi. Bellissimi progetti, bellissimi racconti da parte mia, mille grazie.
E speriamo di farne insieme di nuovi, ecco, questo è l'augurio. Concordo, mi unisco a quanto detto da Dimitri, veramente grazie, è stato un viaggiare tra mille progetti davvero interessantissimo, quindi vi ringrazio davvero e so che non potete vedere la chat, alcuni studenti di Cagliari hanno scritto e vi ringraziano davvero per i vostri interventi, per quanto insomma avete mostrato. Diciamo che ricorre il molto bello. La bellezza degli archivi è un tema centrale, mi sembra, è perfettamente coerente con l'argomento di questi seminari. Bene, a questo punto diamo appuntamento a chi vorrà seguirci, continuare a seguirci al 9 giugno, sempre ore 16 e 18, e con noi ci saranno Federica Rossi, Riccardo Massola e Cristina Zuccaro, spero di averlo detto bene questa volta, o Zuccaro, o sbaglio sempre il cognome, e ci coordinerà Eleonora Todde. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie mille, buonasera. Grazie a tutti. Grazie.